Grazie, buonasera, benvenuto in questo nuovo video. Allora, ho tantissimi prodotti da farvi vedere che ho comprato. Ho deciso di dividere questo video in due parti, una dedicata al make-up e l'altra dedicata all'abbigliamento, perché altrimenti questo video sarebbe stato eterno. Iniziamo da alcune cose che ho preso per la mia postazione trucco. Grazie a Simona ModaBunny88, vi lascerò il suo canale giù nell'info box perché la maggior parte di questi acquisti li ho fatti insieme a lei in due giorni diversi e io l'adoro e se non la conoscete mi raccomando dovete assolutamente passare dal suo canale perché sono sicura che la amerete. Questi tre acquistini per la postazione li ho fatti dal cinese, quindi iniziamo proprio dalle cose che ho preso lì. Allora, ho preso questo specchio che è stupendo, secondo me, ragazze, sembra gli specchi quelli delle principessine, tutto, vedete, tutto rifinito così. Ovviamente è tutto in plastica, non è niente di che come qualità, però da lontano fa un bellissimo effetto, anche da vicino, in realtà è veramente stupendo e quindi l'ho preso per la postazione, mi piace veramente tantissimo, vedete si gira, l'unica cosa è che non va toccato tantissimo perché essendo in plastica questo non dura nulla. L'ho pagato 3,90 euro, l'ho preso semplicemente per bellezza, da tenere in esposizione sulla cassettiera, giusto per decorazione, perché poi per truccarmi utilizzo il mio fidatissimo specchio dell'IKEA. Poi ho preso due cosmetic organizer, o organizer, non lo so. E sono questi due. Allora, il primo li ho pagati 7,90 euro l'uno e sono i classici contenitori per il make-up trasparenti. Questo è fatto così, molto piccolino, ha questi tre cassettini e all'interno ha già una spugnetta nera che permette non solo alle cose di non scivolare, quindi di stare ben ferme, ma anche al cassetto di non sporcarsi. E qui penso che metterò cose piccoline tipo ombrettini singoli oppure mascara o i lucidalabbra, poi insomma vedremo. E questo qui quindi. E poi quest'altro è praticamente fatto a tre scompartimenti e non ha i cassetti, ora ve lo mostro. È un po' più grande, vedete, ci sono questi tre scompartimenti in cui vorrei provare a mettere i rossettini, anche se mi sa che stare in piedi qua dentro sarà difficile perché è abbastanza corto, e poi ha il suo coperchio, il suo tappino, così molto molto carino anche questo. Sempre dai cinesi ho preso delle ciglia finte così di 1 euro. Queste qui non hanno una grande qualità, però mi piacevano perché sono molto sottili e molto folte, ma danno comunque un effetto naturale, secondo me, quindi le volevo provare. Poi ho preso alcune cose della Easy Paris e in particolare ho preso questi due lucidalabbra che sono troppo carini. Uno lo sto indossando ora, questo color corallo, questo qui, e l'altro invece è questo rosa Barbie. Sono belli perché sono lucidi, pigmentati e per niente appiccicosi. Per la durata non ve lo so dire perché li ho provati adesso praticamente per questo video, ho indossato questo qui, poi magari vi farò sapere. E mi sono piaciuti molto soprattutto per il packaging, perché qui hanno, questo ha una farfalla fatta con tutti brillantini e questo qui invece ha un fiore. Sono veramente troppo troppo carini e poi i colori sono stupendi. Per quanto riguarda i colori, il corallo è il numero 4, mentre il rosa è il numero 201. Sempre dalla Easy Paris ho preso questo blush color corallo, che è quello tra l'altro che sto indossando, ed è bellissimo, è piccolino, sembra quasi un ombretto. Ed è matte, un bellissimo corallo matte, molto pigmentato, molto setoso, mi piace veramente tantissimo. E questo è il numero 04, è veramente carinissimo. Sono stata poi da Wycon e ho preso diverse cose. Ho preso questo ombrettino della collezione Chicago Symphony, che è stupendo, secondo me, al di là del packaging che è elegantissimo, e questo è il numero 04 ed è praticamente quello che sto indossando anche ora. È un bellissimo taupe con base un po' verde, un oro
verde, grigio, non lo so, ma è bellissimo. Questa è solo una passata di smalto, è super coprente. Sapete cosa penso degli smalti Wycon? Sono coprenti alla prima passata, durano anche una settimana con una buona base, anche se io utilizzo la base di Essence di 2,49 € e mi durano una settimana. E poi si asciugano in fretta e danno un effetto omogeneo, sono veramente fantastici. Sempre della collezione Chicago Symphony ho preso uno dei Pulp Matte Lip. E questo è il numero 11, quindi sono questi matitoni, anche qui il packaging è stupendo, sono questi matitoni giganti, così basta girare sotto e fuoriesce il prodotto e rigirare per farlo tornare dentro. Sono praticamente dei rossetti in stick e questo qui, in particolare è matte, anzi è matte tutta la linea in realtà. E questo qui assomiglia tantissimo al Rebel di MAC, perciò mi è piaciuto. E l'ho indossato anche in un trucco, in una foto che ho pubblicato sul mio Instagram e anche sulla mia pagina Facebook. Quindi magari se l'andate a guardare vi rendete conto anche del colore che è stupendo. Poi c'era ancora l'edizione limitata burlesque, in offerta questi erano tra l'altro a 2,80 € se non sbaglio. E questi me li ha consigliati Simona, qui mando un grosso bacio, sempre lei, Mona Bagni 88, che trovate giù nell'info box e dovete passare a trovarla assolutamente. Perché mi ha detto che questi matitoni sono sempre ad effetto matte e fanno proprio un effetto velluto sulle labbra, quindi mi ha detto di prenderli assolutamente, anche i colori me li ha consigliati lei. E in particolare ho preso il fucsia, che è lo 01 Candy Pink, e poi ho preso il rosso, che è lo 03 Chianti. Questi, a differenza degli altri, sono dei veri e propri matitoni in legno, quindi questi qui non sono automatici e vanno temperati. Questi sono gli swatch. Allora, questo qui è il Pulp Matte Lip numero 11, che vi ho detto assomiglia un pochino al Rebel. E poi questi due sono quelli della linea Burlesque, questo è lo 01 Candy Pink e questo qui invece è il Chianti 04, se non erro. 03. Come vedete sono tutti molto molto pigmentati, quindi anche qui ve li straconsiglio se li trovate. Poi ho preso due matite, una è la Contorno Labbra Perfetto, che è la matita famosissima in cera, che è quella appunto che non è pigmentata, ha solamente la cera trasparente ed è ottima sia sulle labbra come base che sul contorno per evitare la fuoriuscita dei prodotti labbra, ma anche sulle sopracciglia per fissare i prodotti sopracciglia. Infatti questa qui l'ho anche utilizzata nel video tutorial sulle sopracciglia, che se volete vi lascio qui sulla matitina e magari appunto la vedete in azione. Ho preso una matita occhi che io avevo visto a Simona e me ne sono innamorata praticamente, ho detto io devo avere questa matita. Ed è la Long Lasting Eyeliner Gold Leaf, la 14. Queste matite Wycon ormai sul tubo sono famosissime, sono quelle appunto long lasting, che hanno una formulazione quasi in gel e sono super scorrevoli, durano tantissimo, si fissano e sono bellissime. Questo qui è il colore, molto simile quasi allo smalto ma più chiaro, è una specie di color platino a base verde, un colore taupe verdastro, non lo so, ma è bellissimo e lo adoro, è fantastico. Poi sono stata da Kiko e ho preso tre prodotti. C'erano i mascara in offerta a 3,90 €, quindi ne ho approfittato e ne ho presi due, e dei più famosi tra l'altro, quindi sicuro li conoscerete. Questo è il Top Coat Viola volumizzante, che adoro perché fa un effetto ciglia finte stupendo anche sul più scrauso mascara che avete, perché praticamente voi andate a mettere il vostro mascara, questo lo mettete come secondo strato e vi fa l'effetto proprio ciglia finte, bellissimo. E questo qui è l'altro famosissimo Ultra Tech, che sicuramente conoscete. E qui arriva la bella notizia. Da Kiko io avevo preso anche uno dei nuovi rossetti Unlimited Stilo, infatti vi avevo avvertito sia su Facebook che sulla pagina Instagram. Vi avevo detto che l'avrei messo nei most played di aprile, però ragazze l'ho perso, l'ho messo una sola volta in casa e l'ho perso. Era il numero 09, un corallo spettacolare, rosa, acceso. Mi metterò una foto qui di uno swatch preso da internet magari, perché io non sono neanche riuscita a fare una foto. L'ho perso, ho l'atroce dubbio di averlo buttato per sbaglio, perché poi
Non lo trovo più da quando ho fatto ordine nella cassettiera del trucco e ho buttato un po' di cose che o mi erano finite o non usavo più, le ho buttate tra l'altro dimenticandomi di metterle nei prodotti finiti ovviamente. E purtroppo da lì non la trovo, non lo trovo più questo rossetto, quindi spero che salti fuori perché devo dire che la formulazione non mi aveva convinto tanto, ne avevo sentito straparlare benissimo su YouTube. E quindi ci tenevo proprio a parlarvene perché appunto magari vi potevo dare un parere, un'opinione diversa, però avendolo provato solo una volta non vi posso neanche dire più di tanto e quindi se lo ritrovo però poi vi aggiorno. Poi vi voglio far vedere assolutamente questo blushino qui della NYC, nella New York Color, che è bellissimo, me l'ha regalato la mia amica Annalisa a cui mando un bacione, ma il regalo è stato più azzeccato anche perché io uso tantissimo il blush in crema come base per il blush in polvere e poi perché mi ha fatto scoprire questa linea di blush della New York Color che io ignoravo, credo che sia una nuova linea, si chiamano BB, Beautifying Blushable Cream Stick NYC, e questo qui in particolare nella colorazione 002 Never Sleeping Pink ed è un rosa stupendo, praticamente un blush in stick, vedete, si gira e questo qui è il prodotto, un bellissimo blush matte, ma è un qualcosa di, cioè, è stupendo, è un colore proprio fluo. Io lo adoro veramente, la ringrazio tantissimo perché mi ha fatto scoprire questa linea di blush. E ne voglio altri perché è veramente fantastico, super pigmentato, si sfuma benissimo, dura tantissimo. E se li trovate questi blushini qui, prendeteli. Poi ho due beauty adoption da farvi vedere. Io e Simona ci siamo scambiati un po' di trucchi a vicenda e in particolare lei mi ha dato lo Stila One Step Makeup Fondant Tone, che è appunto questo fondotinta famosissimo di Stila che si chiama One Step perché contiene al suo interno il primer, il fondo e anche la cipria perché ha un effetto cipriato ed è veramente fantastico, super coprente, mattificante, lo adoro. Questo qui viene con la sua pompettina e lei me l'ha dato perché per lei era chiaro, io le ho dato altre cose che per me erano scure, quindi abbiamo fatto queste beauty adoption e poi mi ha dato questo rossettino di Mua che è veramente carino, il numero 15 Juicy, che è un color corallo senza pearlescenze, non è matte ma comunque non ha brillantini e cose del genere ed è veramente molto molto carino, molto acceso, quasi fluo questo corallo, però veramente fantastico, quindi ringrazio tantissimo Simona. Poi sono andata a Salerno dalla Peggy Sage, sempre con Simona, e ho preso la colla per ciglia finte della Peggy Sage, io già la usavo nella colorazione normale, quella trasparente mi è finita, e Simona mi ha detto che l'aveva trovata anche nera, ho detto no, la devo prendere perché poi quella trasparente, anche se appunto si asciuga, resta sempre un pochino di bianco che si vede e non si riesce a coprire. E quindi eccola qui pagata 3,90 euro, è veramente una colla fantastica ragazze. E poi c'è anche nera, quindi risparmiate di prendere la duo che costa tantissimo. Se avete un fornitore con la Peggy Sage vicino casa, prendetela. Poi sono stata al mercato a Salerno con Simona al suo famoso banchetto magico. C'è questo signore che vende questi trucchi a 3 euro. Ho preso questa cipria della Bourjois che è bellissima, questa è quella che ha un profumo floreale stupendo, questo è il colore, questa è la 73 ml Doré, è veramente carinissima, tutti i fiorellini qui stampati. Poi ho preso questo quad di L'Oréal che ha questi colori veramente stupendi, vedete, ha un blu scurissimo, un viola quasi fluo, questo borgogna molto chiaro e questo giallo shimmer, sono dei colori veramente fantastici secondo me. E questa è la tonalità S3 Disco Smoking. Ho preso la famosissima terra della Bourjois a forma di cioccolato e che profuma anche di cioccolato, anche se più di cioccolato sa di dolcetto, sa proprio di cose dolci, eccola qui.
E questa è la colorazione 52. Poi ho preso questo prodotto della Revlon Photo Ready, che è un cream make up. È un prodotto in crema che non per forza va usato come fondotinta, ma può avere vari utilizzi e poi diventa polvere una volta steso. E io ho preso questo qui, che è il 350 Rich Ginger, che è molto molto scuro, questo è il prodotto. E l'ho preso per usarlo per fare il contouring in crema, c'è già una zampata. Praticamente questo qui è strano perché giù c'è il prodotto in crema e su c'è una specie di retina, una rete proprio di plastica che non si toglie, voi inzuppate la spugnetta e attraverso la rete fuoriesce il prodotto, veramente carina come cosa. Appunto l'ho preso, poi vi farò sapere come mi ci trovo. Ho preso un altro prodottino Bourjois, è questo della linea Yun, quindi la linea bio della Bourjois, che è un blush nella tonalità B06, molto molto carino il packaging perché si spinge e si apre così, e qui c'è il blush, sembra in polvere però è in crema, infatti quando l'ho toccato ho detto oddio è in crema, fantastico. E è bellissimo, è veramente stupendo, è un rosa con una punta di marrone opaco, stupendo, secondo me è un colore che dà un effetto molto molto naturale, mi piace tantissimo. Poi ho trovato una chicca assurda, ragazze, che non so come ho fatto veramente, ed è questo qui che sembra un lucida labbra, in realtà è un mascara, ed è un mascara di Topshop, troppo carino, apre. Questo è lo scovolino ed è un mascara, è troppo carino. Poi tra l'altro è di Topshop. Se non conoscete Topshop, è un negozio online di abbigliamento, scarpe, è inglese, fatevi un giro perché ha delle cose stupende. Io compro spesso sia abbigliamento che scarpe, adoro linea make up, è fantastica, hanno dei packaging carinissimi, anche con i pois, troppo carini, però veramente hanno dei prezzi assurdi. Quindi quando ho trovato questo mascara a 3€ ho detto no, è mio. Ultimo prodottino make up e abbiamo finito, finalmente. È questo qui che è il Fit Me di Maybelline nella tonalità 15, che è perfetto per me, molto chiaro. Su questo correttore ho sentito proprio le migliori storie, quindi spero che sia buono. Anche Simona mi ha assicurato che è fantastico, illumina benissimo questa zona, quindi poi lo userò e vi farò sapere. Bene ragazzi, anche per questo video abbiamo finito, giù trovate il canale di Simona, mi raccomando dovete assolutamente passare da lei. Io le mando ancora un grande bacio e la ringrazio per la compagnia di tutto questo shopping che abbiamo fatto insieme. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video e giù trovate anche i miei contatti. Ciao ragazze. E mi è piaciuto ed è praticamente ma anche sulle sotto le della New York Color, la colla per ciglia finte della Bad City. Adoro la loro ciao ragazzi, allora oggi finalmente uno dei video più richiesti di sempre sul mio canale, che è il tutorial sulle sopracciglia. Mi chiedete sempre in tantissime come disegno le mie sopracciglia.